Continuo a fare video riferendomi a commenti che voi ascoltatori, avete postato a margine dei miei video. Scrive Benito Rossi: Egregio dottor Marcotti, non discuto sui meccanismi dell'economia che non conosco, ma la logica e il buon senso mi portano a farmi e a farle delle domande. Se usiamo il risparmio privato per pagare il debito, che garanzie abbiamo che poi il debito non ricomincia a crescere e dopo un po' ci ritroviamo nuovamente a dire addio ai nostri risparmi? Ciò equivarrebbe ad un aumento abnorme della tassazione sul risparmio. Seconda domanda. Quando i titoli di Stato italiani rendevano bene, ne beneficiavano solo i risparmiatori italiani privati o anche i grandi investitori? Terza domanda. Il quantitative easing ha riversato denaro sull'economia manifatturiera o solo nei circuiti finanziari? In altre parole, chi ha beneficiato del quantitative easing? E allora, andiamo in ordine a rispondere alle domande dell'ascoltatore. La prima un po' articolata. Se usiamo il risparmio privato per pagare il debito, che garanzie abbiamo che poi il debito non ricomincia a crescere e dopo un po' ci ritroviamo nuovamente a dire addio ai nostri risparmi? Ciò equivarrebbe ad un aumento abnorme della tassazione sul risparmio. Certo, non abbiamo alcuna garanzia, però i debiti non si autogenerano, insomma, c'è qualcuno che li fa. Quindi, se davvero arrivassimo a ridurre il debito, non serve azzerarlo, naturalmente. Comunque, insomma, ridurlo in maniera significativa, usando appunto utilizzando il risparmio privato, è chiaro che non c'è alcuna garanzia che i governi successivi non tornino a fare debiti. Se vogliamo, poi questo discorso è abbastanza scivoloso. Uso un po' questo termine, probabilmente non appropriato. Comunque, diciamo scivoloso proprio perché è per tale motivo che è stato istituito il pareggio di bilancio. L'idea che sta alla base del pareggio di bilancio è quella non di convincere, ma proprio di costringere gli stati a non fare ulteriori debiti. Comunque, mi sembra di aver risposto alla prima domanda. Passiamo alla seconda. Quando i titoli di Stato italiani rendevano bene, ne beneficiavano solo i risparmiatori italiani privati o anche i grandi investitori? Certo, ne hanno beneficiato tutti coloro che detenevano titoli dello Stato. Ma io ho sottolineato in particolare il guadagno delle famiglie italiane, perché in quegli anni l'80% del debito pubblico era in mano ai singoli investitori italiani. Ricorderete certamente che in quella circostanza, diciamo, fu coniato il neologismo bot people. Ma occorre poi, ecco, è importante sottolineare un aspetto, direi davvero importantissimo. In quegli anni noi avevamo la lira che continuava a svalutarsi, quindi gli investitori stranieri stavano alla larga. Quello che magari guadagnavano come con i tassi maggiori di interessi pagati dall'Italia, poi rischiavano di perderli con la svalutazione della moneta. Il problema del cambio, che ovviamente non riguardava le famiglie italiane, quindi anche questo aspetto, insomma, va tenuto in debito conto. E solo così, per darvi qualche numero, farvi qualche esempio, negli anni 80 i tassi medi sui bot saranno stati, adesso vado a spanne, ma sarà stato intorno al 15% nei primi anni 80, certamente di più, si viaggiava intorno al 19%,
verso la fine degli anni 80 di meno si viaggiava intorno all'11-12%. Quindi diciamo facciamo una media del 15%. Allora faccio notare che in 5 anni, in soli 5 anni, al 15% reinvestendo gli interessi, si raddoppia il capitale. Per la precisione, ad esempio, investendo 100 milioni di lire al tasso del 15% e reinvestendo ogni anno gli interessi guadagnati, dopo 5 anni diventavano 201 milioni. E in 10 anni il guadagno si quadruplica. Quindi investendo 100 milioni di lire al tasso del 15% e reinvestendo ogni anno gli interessi, dopo 10 anni diventano 404 milioni. Certo, c'era l'inflazione, ma insomma l'ho detto solo per far capire cosa si guadagnava investendo in bot in quegli anni. Ed eccoci all'ultima domanda. Il quantitative easing ha riversato denaro sull'economia manifatturiera o solo nei circuiti finanziari? In altre parole, chi ha beneficiato del quantitative easing? Allora, qui la risposta deve essere necessariamente articolata. Il quantitative easing è uno strumento cosiddetto non convenzionale di politica monetaria della banca centrale. Sostanzialmente si tratta quasi dell'ultima spiaggia che hanno le banche centrali per cercare di stimolare la crescita economica e di combattere l'eventuale deflazione. Le banche centrali non interferiscono direttamente nel sistema economico di un paese, ma certamente lo condizionano e anche fortemente. Di fatto, il quantitative easing si esplica con l'acquisto massivo di titoli dello Stato da parte della banca centrale. In questo modo, appunto, le banche centrali immettono nuova liquidità nel sistema finanziario. Ma, ripeto, seppur le banche centrali non possono intervenire direttamente nel sistema economico, indirettamente con il quantitative easing, certo, liberano delle risorse che le banche ordinarie possono utilizzare per dare maggior credito all'economia. Il problema qual è? È che tutto ciò avviene quando la situazione economica non è florida, anzi, insomma, quando si è in una vera e propria crisi conclamata. Quindi le banche sono, aggiungerei dire, giustamente prudenti nell'erogare credito. Anche loro infatti sono alle prese con i cosiddetti crediti deteriorati, quelli che con un acronimo inglese vengono chiamati NPL. Il rischio quindi è che le risorse immesse dalle banche centrali attraverso il quantitative easing di fatto non escano mai dal circuito finanziario. Ricordate quando c'era Draghi alla BCE, si diceva, ricorrendo ad un celebre aforisma attribuito a Keynes, che l'acqua c'è ma il cavallo non beve. Chiaro, no, il significato? In un periodo di crisi nera tutti hanno timore ad investire e anche se i tassi sono bassi, bassissimi, l'economia rimane stagnante proprio perché vengono a mancare nuovi investimenti. Detto questo, tuttavia, ricordo che la creazione di moneta da parte delle banche centrali non può mai essere una misura risolutiva. A lungo andare non può che tramutarsi in inflazione, un'inflazione che riguarda prima i mercati finanziari e successivamente l'economia reale. Attenzione perché l'inflazione sui mercati finanziari è pericolosissima, perché
non è mai vista in maniera negativa, cioè se i titoli finanziari aumentano di prezzo anche in maniera spropositata, e la cosa fa piacere a tutti, in particolare naturalmente agli investitori. Ma questa bolla quasi mai si sgonfia, il più delle volte scoppia. E abbiamo visto cos'è accaduto in particolare sul Nasdaq nell'anno che è appena trascorso. I titoli in media hanno perso un terzo della propria capitalizzazione ed in molti casi anche più della metà. Per rispondere infine alla domanda chi ha beneficiato del quantitative easing, si potrebbe rispondere tutti e nessuno in questo senso. Non sappiamo cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato il quantitative easing. Certamente alcuni stati sarebbero andati in forte sofferenza. Tuttavia il quantitative easing non risolve mai tutti i problemi, come abbiamo visto. Se ci dà qualcosa, poi ce la toglie. E d'altronde questo accade per un fatto che dovrebbe essere noto a tutti, ossia che l'uomo non è in grado di creare qualcosa di valore dal nulla.